Ciao, sono il dottor Simone, storie di Microdent. In questo video ti voglio parlare di come va rimossa in maniera corretta, con un protocollo di rimozione protetta, l'eventuale otturazione in amalgama, quindi quella scura contenente il mercurio che abbiamo detto essere tossico, che potrebbe essere nella sua bocca. Infatti, una delle cose più importanti da sapere è che il momento più alto di livelli di mercurio può avvenire durante la rimozione della stessa. Per questo motivo sono stati messi a punto dei protocolli in cui l'otturazione viene rimossa in modo protetto in studi come ad esempio il nostro Microdent, che sono amalgam free, cioè addirittura da noi non è mai esistita l'amalgama e non si eseguono otturazioni. Come quindi va rimossa in modo corretto a livello pratico? La prima cosa da considerare è la presenza della diga. Quindi la diga è un isolamento di lattice che viene inserito sul dente oggetto di rimozione dell'amalgama, che va a proteggere tutta la bocca dai detriti. Infatti esce solo, diciamo, verso l'ambiente esterno, solo il dente interessato. Alla diga, che deve essere del modello pesante, va associata ovviamente la protezione del paziente, che deve essere degli occhi e del naso, tramite ad esempio delle garzine imbevute e bagnate per evitare l'inalazione dei detriti. E la cosa molto importante, va utilizzata una doppia aspirazione, cioè l'assistente del dentista deve utilizzare non uno ma bensì due aspiratori ad alta capacità, che vanno messi, mantenuti vicinissimi all'otturazione per aspirare nel minor tempo possibile, in maniera più efficace possibile, tutti i detriti. La rimozione dell'otturazione stessa non deve essere eseguita come si esegue normalmente con le altre otturazioni o di composito o nella rimozione di una carie. Infatti solitamente si va a consumare pezzo per pezzo il dente o la vecchia otturazione, mentre nel caso dell'amalgama, per far sì che venga rilasciato il minor mercurio possibile, è importante andare a disincastonarla, diciamo così, andando solo a fresare i bordi e cercando di staccarla nella maniera più integra possibile. Una volta quindi rimossa l'otturazione, che verrà fatto anche con l'operatore ben protetto, d'occhiali, doppia mascherina, stessa cosa l'assistente, e anche con le finestre aperte, a quel punto verrà ricostruita in maniera convenzionale, se le dimensioni lo permettono, con del composito, che è un materiale bianco di nuova generazione che permette un recupero funzionale, estetico e senza metalli tossici del tuo dente. Un'altra cosa da sottolineare è che è importante non rimuovere tante otturazioni in amalgama nella stessa seduta, ma limitarlo a uno, massimo due, per poi lasciare un periodo di attesa fra una rimozione e l'altra. Grazie e al prossimo video. Ciao!